E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il sussurro del verme, fucile di precisione aggiunto con la mente bellica e che possiamo droppare dalla quest Sussurri su Io. Partendo dall'utilizzo migliore che possiamo fare di questo cecchino, iniziamo con il PvE. Questo è veramente molto forte contro i boss, preferibilmente statici, grazie al suo perk che gli permette innanzitutto di aumentare i danni di base fino a quasi quadruplicarli e inoltre ci permette di rigenerare il caricatore quando infliggiamo 3 colpi precisi in rapida successione. Ci tengo a precisare che i colpi vengono proprio rigenerati, non vengono ricaricati dalla riserva di colpi. Quindi appunto preferisce bersagli statici proprio perché effettuare colpi precisi è molto più semplice se il bersaglio è appunto fermo. Il suo utilizzo però non è da meno anche in PvP, dove se la cava molto bene nel fare gli headshot, ma è anche molto utile grazie al suo alto impatto. Infatti quest'arma in crogiolo fa un danno in testa che va dai 500 agli 800 e un danno al corpo che va dai 100 addirittura ai 200, il che vuol dire che potremo teoricamente shottare anche in body. Questo alto impatto ci permette di poter shottare appunto anche in body al minimo danno dell'avversario, come per esempio può essere un danno da caduta oppure un proiettile di un fuoco incrociato. Per quanto riguarda il rinculo, questo è medio alto, la velocità di ricarica non è molto veloce ma compensa poi con il catalizzatore. L'impatto, come abbiamo detto, è veramente molto alto. La gittata altrettanto. Ha una cadenza di 72 colpi al minuto e un caricatore di 3 colpi. Quindi ragazzi, questo era il sussurro del verme, quello che secondo noi è il miglior cecchino sia per il PvP che per il PvE attualmente nel gioco. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.